patriottiche. Nel libro ho detto una cosa che è vera, che sento profondamente. Quando ho parlato con la Meloni a Caivano, ho detto: scusa, ma ti rendi conto che la prima che paga sei tu? Qui abbiamo 23 miliardi di fondo sviluppo e cose che sono ancora bloccati. Ma vuoi capire che si rallenta l'economia dell'Italia, no? E vi devo dire sinceramente, ho avuto la sensazione precisa di una esponente politica intelligente, vivace, brillante, ma formata sia alla scuola della politica politicante a Roma. Io parlavo di tempi amministrativi, ma mi rendevo conto che lei seguiva e non seguiva, non è materia sua, non è materia, purtroppo. Con la Meloni, fatemi dire questo, lo dico poi alla fine, abbiamo assistito a un altro paradosso tutto italiano, all'elogio contemporaneo della coerenza e della incoerenza. Quando ha vinto la Meloni c'è stato l'elogio universale in Italia della coerenza della Meloni. La Meloni ha vinto perché è stata coerente. Fratelli d'Italia è l'unica forza politica che non si è inquinata governando l'Italia, ha fatto l'opposizione. Adesso che sta al governo sta dicendo esattamente il contrario di quello che diceva quando stava l'opposizione. L'Europa e se ne va a braccetto con la von der Leyen. Le accise sulla benzina e dovevamo toglierle e stanno là. No. Le pensioni e dovevamo fare la Fornero distrutta. Che dovevamo fare più? Il blocco navale, e abbiamo mandato due Santolini, due barche a Reni, stanno arrivando qui in Italia, arriva di tutto, arriveranno pure dall'Australia.